Ma ogni qualvolta che dipingo e prendo delle opere di pittori seicenteschi, trecenteschi, ottocenteschi, in questo caso della Tour, si crea una sorta di fil rouge fra me e il pittore, nel senso che io entro proprio nel quadro, perché mi sento quasi una mosca in un museo. Si crea un forte legame che porta la storia dell'arte fino ai giorni nostri. Georges Latour è un pittore magnifico e un caravaggista della luce, un caravaggista un pochettino anomalo, anche abbastanza misterioso, perché non ci sono tantissime informazioni su questo pittore favoloso. Irene chi era? Magari era la modella, magari era l'amante di Delatour, magari era la moglie, magari era la figlia. Non sappiamo niente e non potremo mai saperlo. E la cosa interessante dell'arte classica fondamentalmente e di quello che faccio è che queste sono delle fotografie degli squarci in quell'epoca. Cioè, se noi analizziamo della Tour e guardiamo questo San Sebastiano, noi vediamo delle persone con delle vesti del 1600, vediamo degli attori che interpretano dei soggetti. Quando schiaccio a pieno ne esce veramente tanto e si rischia anche di colare. Se si riesce, e si chiama cap control, è la cosa più difficile in assoluto da acquisire con gli anni. Io lavoro ingrandendo, devo creare una sorta di illusione. La pittura non deve funzionare da vicino, la pittura funziona bene da lontano. Fondamentalmente questo murales dovrà rimanere per i prossimi 40 anni, credo di essere all'altezza di questo maestro incredibile che è Georges de Latour. Perché una fondazione che per il Covid, contro il Covid, in mesi drammatici che non dimenticheremo facilmente, ha donato agli ospedali del territorio macchine salvavita, respiratori, ecografi, camici, mascherine, e adesso improvvisamente commissiona un murale a un artista di strada? Se questa pandemia ci ha toccato l'anima, bisogna cambiare il punto di vista. Gli ospedali non sono solo sale operatorie, camere di degenza, regni della clinica, sono anche luoghi di civiltà. E ora o mai più la civiltà esige condivisione, esige compassione, esige umanità, esige attenzione per la bellezza. Questa torre, insomma, era una torre di raffreddamento, era irrilevante. Adesso parlerà ai posteri e racconterà in che modo i cittadini sono riusciti con l'arte a dare voce a un manufatto di cemento.